Benvenuti su meteogiuliacci.it. Domani, giovedì 12 luglio, inizia lentamente il cedimento dell'anticiclone nordafricano e ce ne accorgeremo per due motivi, sia perché il nord-est comincerà ad essere interessato più direttamente dall'aria fresca atlantica che farà transitare un nucleo temporalesco e sia perché le temperature cominceranno a calare anche sulle regioni centrali di 2-3 gradi rispetto al giorno precedente. Ancora caldo intenso invece al sud, soprattutto sulla Sicilia, dove saranno probabili punte fino a 40-41 gradi. Andiamo a vedere l'immagine del satellite virtuale. Vedete ancora l'Italia completamente sgombra da nubi, però potete osservare come sul nord il flusso perturbato atlantico inizia ad abbassarsi di latitudine. Vediamo allora che tempo farà nella giornata di domani. Al mattino vedete bel tempo un po' su tutte le regioni centro-meridionali, un po' di nuvole sulle regioni di nord-ovest, soprattutto sull'arco alpino, qualche temporale invece sulle Venezie. Nel pomeriggio si apre qualche schiarita in più sulla Val Padana, ancora qualche temporale sulle regioni del nord-est, soprattutto sulle zone alpine, qualche focolaio temporalesco potrà anche formarsi sull'Appennino centro-meridionale. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno in calo di 2-3 gradi sulle regioni di nord-est e al centro, ancora stazionarie al sud, come potete vedere punte di 40 gradi sulla provincia di Siracusa e di Catania. Invece altrove le temperature saranno per lo più comprese tra 29 e 33 gradi, con ancora qualche punta di 34 e 35 gradi sulle zone interne del centro. Termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora un buongiorno.